sempre sul risultato di 0-0. A Conciliabolo per l'esecuzione, Donadoni che riceve il pallone, Evani, parte il traversone di Evani, c'è il colpo di testa vincente stavolta da parte di Van Basten, e il Milan sblocca la situazione, gol di Marco Van Basten, ora festeggiato dai compagni, e per la prima volta il Milan in questo interminabile confronto con la Stella Rossa si trova in vantaggio, e ora vedremo come si comporteranno gli jugoslavi che a San Siro nel match d'andata e in questa sfida di ritorno tra ieri sera e questa sera hanno sempre giocato in copertura. Sul traversone di Evani il colpo di testa vincente di Marco Van Basten, stendo fallo, batte Juric con il destro, l'arresto di Savicevic, il suo lancio perfetto e il tiro vincente ancora di Stojković, combinazione implacabile dei due mostri dell'attacco della Stella Rossa, Savicevic e Stojković, gol di Stojković, 1-1, 38esimo, Stojković, stupenda combinazione, ieri sera era stato Stojković a segnare, Savicevic a segnare su passaggio di Stojković, ora avete visto questo perfetto lancio di Savicevic, Stojković che si coordina e lascia partire una terribile bordata di sinistro per l'1-1, situazione di perfetta parità. Maldini, Baresi, la porta nella quale verranno battuti questi calci di rigore. Comincia a battere la Stella Rossa e il primo a battere è Stojković. Stojković contro Giovanni Galli. Momenti di grande trepidazione, di ansia. Stojković contro Galli. Gol, un tiro, un gol per la Stella Rossa. Da un capitano all'altro, per il Milan batte Baresi. In un assordante concerto di fischi e di ululati, con i quali i 90 e più mila dello stadio tentano di sconcertare Franco Baresi. Baresi contro Stojanovic, gol, 1-1. Ha ricacciato in gola l'urlo Baresi con questa sua perentoria esecuzione che rivediamo, vedete il suo destro fiondato, assolutamente nulla da fare per Stojanovic. Ora per la Stella Rossa va il giovane talento Prosinecki. Giovanni Galli, tiro e gol anche da parte di Prosinecki, 2-2, rasoterra preciso del 19enne Prosinecki che vedete esultante, intuisce, vedete Giovanni Galli ma non ci arriva. Van Basten per il Milan, e risale il concerto. Marco Van Basten, gol, 2-2, si continua ad andare via sul piano del più perfetto equilibrio, rivediamo Marco, l'esecuzione rallenta un attimo la rincorsa, ed ora per la Stella Rossa è la volta del difensore esterno Vasiljevic. Vasiljevic è un giocatore arrivato, anzi no, si tratta
si tratta dell'altro talento, Savicevic. Savicevic, tiro a Gallipara, Savicevic si è fatto respingere il tiro da Giovanni Galli e la Stella Rossa ha segnato 2 gol su 3 tiri. Vedete che Savicevic batte per la verità molto male centralmente, poi si dispera. Ora per il Milan è la volta di Bubu e Vani. Sono momenti terribili. E Vani tira il gol! Il Milan è in vantaggio di 1 gol dopo 3 tiri. Merkela per la Stella Rossa. E para ancora Galli, attenzione, attenzione, 4-2. Galli ha compiuto il miracolo, è andato a parare il secondo rigore consecutivo, l'aveva battuto abbastanza bene Merkela, bravo Galli. Ora c'è Rijkaard per il Milan, se segna il Milan passa. Sarà inutile tirare il quinto rigore nel caso che Rijkaard dovesse segnare, perché la Stella Rossa non potrebbe più raggiungere i rossoneri. Vedete Rijkaard che va a sistemare sul dischetto il pallone. Batticuore, Rijkaard, tira gol, il Milan passa, il Milan passa dopo questa interminabile sofferta sfida con la Stella Rossa. I rossoneri passano al turno successivo di Coppa, li vedete festanti a centrocampo, l'amarezza stavolta è degli avversari e il Milan passa dopo una sfida che ha avuto attimi di grande intensità emotiva al turno successivo, coronando una settimana storica per il nostro calcio. Ieri 5 squadre italiane si erano qualificate, oggi anche il Milan ha ottenuto al termine di questa sfida con la Stella Rossa il passaggio al turno successivo di Coppa dei Campioni. Una qualificazione che mi sembra di poter definire meritata.